Stadio Brilliperi di Montevarchi, secondo Memorial Antonella De Bolini, nel ricordo di un'insegnante molto amata che nell'ultimo periodo della sua carriera professionale è stata all'Istituto Masaccio di San Giovanni Valdarno, e proprio il Masaccio fin dallo scorso anno si è fatto promotore di una manifestazione che in questa giornata del 24 maggio riunisce tutti gli istituti comprensivi del territorio, rappresentati dai ragazzi che si cimenteranno nel ricordo di Antonella in gare sportive di vario genere, dalla corsa ai salti ai lanci. È stata una nostra collega e quindi a maggior ragione, avendola conosciuta e avendo visto quale persona era e con quale amore seguiva i ragazzi, questo incontro di oggi è veramente dovuto. È un ricordo vivo, deve restare tale, e a cui la scuola nostra, diciamo così, si è trovata veramente in prima linea nel proporre una tale iniziativa. E devo dire, le altre scuole hanno aderito in maniera davvero forte, con una risposta chiara, e basta vedere gli spalti pieni di ragazzi. Alberto Buccianti è uno dei figli di Antonella, tra l'altro ci faceva vedere una maglietta molto importante che ricorda un'altra frequentazione scolastica della mamma. Che maglietta è? Questa è l'occasione del 93, quando con la scuola di Montevarchi portò le ragazze a Venezia per la rassegna nazionale. Per noi ovviamente c'è l'aspetto, diciamo, personale, familiare, però diciamo, cerchiamo di essere, sottolineare il fatto che oggi è la giornata dei ragazzi, nelle leggi dello sport, dell'amicizia, della fratellanza, del sano agonismo. L'occasione è anche quella di inaugurare la nuova pedana dei salti dello stadio comunale Montevarchino. La collaborazione logistica per il secondo Memorial De Bolini è della Polisportiva Rinascita e dell'Atletica Futura. È stata realizzata finalmente questa pedana di salto lungo, che io spero sia l'inizio, ma consentirà di fare a tutti i ragazzi, ma non solo, anche alle scuole del Valdarno, come vediamo oggi, alle scuole medie, al liceo sportivo, di poter fare qualcosa, diciamo, di idoneo, diciamo, professionalmente anche omologato.